Signori, siamo qui alle porte del lago di Trieste con il nostro Guazza. Che ha 15.000 chilometri. Dico oramai 15.000 perché è venuta tutta la ruggine. Qui sta venendo fuori la ruggine. Ai due lati esterni circolari del parabrezza entra l'acqua. Ci sono altre macchie dove ci sono i finestrini e intanto che ci siamo faccio notare subito questo. La differenza qua come è aperto, mentre prima quando l'ho acquistato non era così. Cosa, ma i tappetini. Cioè i tappetini sono praticamente dopo 5 mesi sono praticamente da eliminare, cioè come si fa? Dopo 5 mesi ecco il tappetino. Sembra che abbia messo la benzina così, sembra che l'abbia messa così, e invece sono venute fuori queste macchie nonostante io la benzina c'entro, il buco. Andando in strada quando piove ecco come passa l'acqua, e queste sono tutte zone che prossimamente prometteranno una puntina di qua, no? Rientriamo qua nel vano posteriore e qua si vedono anche qua delle piccole macchiette che vengono scambiate per Bostik. La ruggine la troviamo anche qua in tutto il parafango. La maniglia a volte funziona, la serratura a volte funziona, a volte no. Le luci all'interno hanno funzionato il primo giorno, dopodiché scena muta, anzi cerchioni, come si vede anche i cerchioni hanno la ruggine. Se filmi qua lì si vede la colata nera anche qua. Un altro problema è questo qua, praticamente la porta sbatte proprio in questa zona qua, cioè la macchina al fine dei conti la macchina è stata montata male. Un'altra cosa che c'è, la porta oggi non piove, ma quando piove l'acqua entra, e quando apro la porta abbiamo qua il ruscello, ecco qua la cascatella. Un nuovo problema. Non mi sembra normale, perché questo non lo fa per ora. This is falling off. Di fronte alle evidenze di tutto questo che si sta arrugginendo, possiamo vedere un altro spot qua nuovo. Abbiamo già visto la mascherina, abbiamo visto il fanale, abbiamo visto i cerchioni. I cerchioni? Cioè dire che dei cerchioni la colpa è del gommista mentre toglieva il tombino e per questo che si sono arrugginiti. Questa è proprio, ma da dove? La Watts Italia, cioè Diego il meccanico. Ma da dove cazzo le tira fuori?